Super o Super Plus? Cos'è che ci fa? Io faccio Super Plus. Sì? Costa di più però. Quanto è che costa? Non so, non guardo mai. 2 euro circa. Dai, mettiamo su un giro normale adesso, vai. Ti metti uguale. Vai, ti gioco questa, suona meglio dopo. No, cazzo! È quasi sempre finita. Ora. Così fai penetrare pian pianino dolcemente, così che un attimo rovinare il serbatoio. Ok. Ma te lo poi... come quello della macchina o no? Sì, sì. Cioè si ferma in automatico? Sì, lo sto facendo piano anch'io perché non so come l'hanno concepito. Più che altro non vorrei che arrivi solo per spruzzata. Infatti ho visto. Ma in teoria no, aspetta. Però lo impunti così. Oh. È già pieno. E vedi che scatta comunque. Okay. Lo tieni un po' giù, lo tieni appoggiato un po' al metallo, sì, e sì, poi lo appoggi e poi scatta. Vabbè. Bevi, puttanella. Ah no, non serve in teoria la chiave, No? No. Tipo prova a toglierlo. Ma che ci sono quei cosi? Ah no? Ah, l'hai aperto? No, aspetta, scusami un attimo. Oh. Non sai dove fare una prova? Ah, ok. Ah, il mio sì. Quanto è che c'è stato giù? Ah, 15? Sì. Cioè. Calcola che poi sarà, cos'è che 15 litri sarà il serbatoio? Avrà 5 di riserva circa, 5 litri di riserva. 20 euro, dai. Beh, in piedi, che sennò rovesciato ci sta giù pochissimo. Poi in realtà la pompa ha un sensorino. Guarda che piano che viene fuori. Tutte. Ha interpretato male il comando, ha visto che l'accendevi quando non c'era la corrente. Poi non so quanti chilometri ha di preciso, il primo tagliando. Ho lavorato le carte, c'è scritto che il prossimo ha fatto 12.000 km. C'è scritto o nel 2021 o 12.000 km. Ne ho 8.500, quindi... E non è da fare in diretta. Come vuoi? Ci facciamo la piana rottagliana, andiamo a Trento. Chi si ascolta le decisioni? Dov'è che è Trento? Andiamo su per Pressano, dai. O no? È bella quella, scorrevole. Facciamo passare questo Same Frutteto 60.
pennello dolcemente, che così lo faccio imparare normalmente, bene, con calma, comunque facendolo ciclista, madonna, che ti vengono fuori. Faccio vedere che qua devi aprire un po' e così la butti dentro nella curva. Vedi che lui rallenta lì. Normalmente aprirei, avrei già sorpassato il trattore da un po', però voglio andare tranquillo. Più che altro voglio fargli percepire che ci vuole prudenza. Seguo anche le mie traiettorie e che prenda fiducia, perché poi la userà per andare a lavoro e tutto, e quindi deve essere sicuro. Oh.
No, no, mi piace perché comunque sta nella corsia, dai, li imposti bene. Sì? Sì. No, è che non mi sento tanto sicuro, cioè soprattutto in curva così c'ho un po' di paura. In discesa anche. Più che altro accelerare, cioè un po' tutto in realtà. Però dai, cioè, piano piano. No, in curva. Piano. No, in curva. Ma no, no, vai, vai bene, ma do. L'unica è andare, mi sa. Poi dimmi se hai qualcosa, cioè. Fammi vedere, dai, un tornante qua. Ah, ok, dai. No, con la mia. Ah, va bene. Va bene? Sì, sì. Spostarlo, cioè, così almeno vedo. Sto spento? Ah, sì. Ok, il primo giro lo faccio di ricognizione. Beh, questo comunque è uno dei giri qua vicini che mi piace di più, questo. Sì, con una visuale così, veramente mi rilassa farlo. Comunque questo è secco per incominciare. È secco, è scomodo questo. Lo fai strabene, cazzo. Sì? Strana. Vabbè. Ti butti un po', tac, te la. Devi io ho paura di sbilanciarmi, sai? È normale, dai, penso. Cioè. È all'inizio per me però. Secondo me. Stai bene. Devi stringere bene il serbatoio. Sì, quello. Già quello aiuta. Quello sì. E dopo sbilanciarti un po', pian pianino, volta dopo volta ti sbilanci sempre un po' di più. Cioè devi buttarla dentro, sostanzialmente. Devi essere bello fluido, devi riuscire a farlo in maniera proprio fluida. Cioè meno trasferimenti di carico ci sono durante la curva, durante il tornante, meglio è. Più lo fai tranquillo. Però, dai. Visto. Il problema è che io faccio quella fatica magari anche a scalare, sai? Cioè accelerare a cambiare. Mi fa tipo. Perché devo dosare bene l'acceleratore quando. Ah! Ma aiutati col freno dietro. Tienilo un filo pinzato mentre comunque dai gas. Ah. Sì. No, è normale, è quello. Però lo regoli col freno posteriore. Io l'ho fatto col freno posteriore. Più secco è, più uso il freno. Lì sì, serve. Il freno posteriore ti aiuta molto a buttarlo dentro. La facciamo solo un po' di volte sta strada. Proviamo. Ma secondo me vai bene. Oddio. Beh dai. Per iniziare. Dai, allora. Aspetta, non ci vedo bene. Poi paradossalmente più lo fai in fretta più facile è. Quello. Aiuto. No, è strano anche per me passare da questa a questa, perché è molto più contenuta. Sì, più piccola. Però quando prendi manetta, secondo me è una figata questa. Sì. Andiamo su per Faedo.
Le gomme sono calde. Caliente. Il pilota è bello fresco. Dai che blocchiamo un po' il traffico. Vuoi starmi dietro o davanti? Vuoi stare dietro o davanti? Che bomba. È che essendo alto 2 metri, di conseguenza hai bei piedoni. Cazzo, come fa illuminato qua? Ah, ma le fa bene, eh? Sono fatto di merda io. Mi perdo via a guardarlo. Piace largo. Ma no, è bravo, è bravo. Qualche mese è pronto per Le Mans.